Sindaco, ieri la polizia ha sgomerato il centro Baobab. Il ministro Salvini ha detto che è una promessa mantenuta. Tra le tante promesse ci sta anche lo sgomero di alcuni centri sociali a Napoli. Lei che ne pensa? Ma della vicenda di ieri ne penso assai male. Una bruttissima risposta istituzionale e politica alla bellissima manifestazione antirazzista di sabato a Roma. Non vedo che Salvini continua da questo punto di vista a mettere in campo la politica del manganello con la violenza istituzionale nei confronti delle persone che fanno del bene all'umanità. Io ci sono stato al Baobab e quindi esprimo solidarietà, vicinanza e sostegno politico e istituzionale a quell'esperienza, e vedere oggi i bambini di fronte al Baobab, in alcune immagini che sono girate, stesi per terra, se questa è l'esultanza che un ministro dell'interno vuol far passare attraverso i suoi canali ufficiali, c'è una distanza abissale istituzionale e politica. Per il resto non so a che si riferisce quando annuncia, farebbe forse bene a impegnarsi maggiormente per un'attività di sgombero della criminalità, della corruzione e della mafia all'interno dello Stato. Ecco, quella è un'attività di sgombero che ci troverebbe sicuramente al fianco di questo governo. Per il resto il manganello non ci piace soprattutto perché certe volte in modo offensivo si vogliono valutare le esperienze che non sono tanto e solo dei centri sociali, ma sono luoghi in cui tanti cittadini hanno ridato dignità, rigenerazione e qualità della vita a luoghi privati o pubblici che erano abbandonati. Talmente attività importante che a Napoli abbiamo fatto, ne sono diventati luoghi chiamati beni della collettività, beni comuni, proprietà civiche, usi, proprietà collettive democratiche, usi civici, quindi là non c'è davvero nulla da sgomberare perché non sono luoghi occupati, sono luoghi liberati e qui è stato dato una dignità giuridica. A me non credo che si voglia, diciamo, il governo voglia poi commettere, insomma, dei reati conclamati, non penso proprio, perché poi nel governo ci sono anche persone, insomma, che un po' di buon senso ce l'hanno.